Ok, Morgana, ho deciso, chiamerò Kawakami invece di andare da Iwai, per un semplice motivo, perché i bonus di Kawakami comunque ci sono, mentre Iwai il bonus totale è avere le modifiche gratuite, cosa che ho già, quindi non mi cambia. Vuoi chiamare Kawakami? Esatto. Ciao, parla Becky. Ah, aspetta, sei qui? Sei tu, ho sbagliato. Stai studiando, non cominciare a battere la fiacca solo perché gli esami sono finiti, ok? Padrone, per caso hai fame? Ora offriamo servizi speciali come Made in Cucina e Cucina con la Maid. Il prezzo è di 5.000 yen, richiesta inclusa, un affare d'oro. Sento di potermi avvicinare, perché no? Chiamiamola. Falla venire. Non in quel senso. Cosa? Sul serio? Cioè, grazie per aver chiesto di me. Allora, ti prego di aspettarmi, padrone. Spero che tu abbia una fame da lupi. Oddio, eh. Beh, ti sono piaciuti i servizi made in cucina insieme alla maid che ti ho offerto oggi? I noodles istantanei di lusso fanno la differenza, vero? Inchia, sì, è proprio vero. Ne ero certa, padrone. Sono abbastanza complicati, però. Dice di scolare l'acqua calda e di lasciare la bustina di salsa sul coperchio per scaldarla. Non chiedere di me se devi lamentarti, ma in realtà sono stato zitto io. Inoltre, credo di averti avvisato. Perché continui a chiamarmi? Volevo vederti, no? Ah, sicuro che sia quello il motivo? Beh, non sono nella posizione di lamentarmi, visto che continuo a guadagnarci. Ah, sono così stanca. L'altro giorno c'è stato un consiglio dei docenti. Perché durano sempre così tanto? Colpa dei ladri fantasma. Ultimamente gli studenti sono stati davvero irrequieti. Noi insegnanti non sappiamo cosa fare per gestire questa situazione. E beh, avrei preferito che parlassero di più del nostro bonus. Ho sentito che potrebbero tagliare lo stipendio degli insegnanti. Sono così stufa. Allora ti chiamerò più spesso per farti guadagnare di più. Davvero? Continuerò a servirti con tutta me stessa, padrone. Ah, se non accetterò altri turni sarò nei guai fino al collo. Madonna, dimezzare comunque lo stipendio è tanta roba, cioè. Non è ridurre, è dimezzare. Pronto? Come? Quanto? Non posso. Sì, ma... è vero. Certo. Sì, sì, capisco. Sì, è colpa mia dopo tutto. Parababam. Oh, hai sentito? Già, sono un po' indietro con i pagamenti per mia sorella. Sono spese così alte. Sembrerebbe una specie di malattia incurabile, quindi ci sono tante spese impreviste. Mi farebbe comodo se mi chiamassi ancora. Beh, se vuoi una dottoressa qua fuori casa che è bravissima con le malattie difficili da curare. Oh, lascia stare. Sei un mio studente, non posso continuare ad affidarmi a te. Ah, cosa posso fare? Comunque, è ora che vada. Ehi, chiamami quando vuoi per le faccende di casa, senza passare per il servizio delle maid. Abito qui vicino, quindi posso passare quando ti serve. Temo che senza i tuoi genitori tu non sappia cucinare o fare il bucato. Oh, e se i tuoi amici venissero a trovarti all'improvviso, potrai sempre uscire dal retro. C'è un retro in questa casa? Davvero? Sento la gentilezza di Kawakami. Grazie. Faccende domestiche, puoi chiedere a Kawakami di prepararti il caffè o fare il bucato. Allora, preparare il caffè non è granché perché già ne guadagniamo due tazze, lei ne fa una. Cioè, quindi potete capire. Farti il bucato invece è utilissimo, ma a noi non ci serve più. Non ci serve più perché abbiamo già gli strumenti al massimo e soprattutto dovrei pagarla per quello. Però possiamo chiedere di fargli il caffè e non ci occupa il tempo, è quello il bello. Ah, non era così che sarebbe dovuta andare. Comunque, devo parlare al mio capo per farmi dare più turni. Devo farmi chiamare di più. Non strafare, eh? Buonanotte. Pam pam. Chi è? Oh, è il padrone. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi oggi. Allora, era buono? Hai assaporato l'amore con cui l'ho preparato? Ma non puoi mangiare solo noodles istantanei, giusto? Serve una dieta bilanciata. Forse la prossima volta puoi provare un po' della mia cucina casalinga. Sul serio però, sei giovane, dovresti mangiare correttamente. Grazie, lo farò. Potrai ringraziarmi quando avrai dei miglioramenti concreti da mostrarmi. Ma se ho già i voti migliori della classe, se non della scuola. Voglio dire, il piacere è tutto mio. Ah,
So che è una cosa banale da dire, ma dovresti mangiare meglio, ok? Minchia, meglio di mangiare curry tutti i giorni? Voglio dire, considerato quanto spendi per farmi vivere, puoi di certo prepararti dei pasti decenti. Beh, spero che chiederai di nuovo dei miei servizi. Ciao ciao! Ciao anche a te, Kawakami. E oggi invece, Madarame confesserà? Lo scopriremo a breve. Pam pam pam. Oh, addirittura sul grande schermo, eh? Mondo, chi è quel vecchio? Sta piangendo? Io ho commesso dei crimini indegni per un artista. Detto schiettamente, io ho plagiato molte opere. Oh no! Io ho contaminato il mondo dell'arte di questo paese e la stessa Sayuri. Come potrei mai scusarmi con tutti per quello che ho fatto? Si sta lagnando un po' troppo. E questo era un estratto della confessione straordinaria di scuse tenuta da Madarame poco fa. Dopo la notifica all'associazione, Madarame ha accolto la richiesta di costituirsi avanzata dalla polizia. Non era in TV l'altro giorno? Oltre alle accuse di abusi sugli allievi, si sospetta che Madarame abbia finto sue le loro opere. Alcuni dubitano che la sua prima opera, Sayuri, sia stata rubata e ne sospettano l'uso per frode. Questo atto criminale su larga scala ha gettato scompiglio nel mondo dell'arte, eh. Quel vecchio è spacciato. Dopo la conferenza data alla sua età, Madarame è stato condotto in ospedale per l'interrogatorio. Tuttavia le prime valutazioni psicologiche hanno stabilito che è consapevole delle sue azioni. Non bisogna andarci leggeri con un vecchio simile. Perché mai confessare spontaneamente? Non è strano? Inoltre un gruppo chiamato Ladri Fantasma ha affisso una lettera ambigua alla mostra di Madarame. La polizia verificherà la loro implicazione nel caso, ma per il momento non sono indagati. Ladri Fantasma? Questi banditi hanno a che fare con le scuse di quel vecchio. Oh, li ho già sentiti nominare. Si dice che rubano i cuori malvagi. Ecco perché i colpevoli confessano. Aspetta una cosa, rubano i cuori? Ma è impossibile. Credo di averne letto anch'io online. Hanno davvero mandato una lettera di sfida. Perciò hanno scritto tipo ti ruberò il cuore. Sarebbe assurdo se l'avessero fatto davvero. I ladri fantasma, eh? Di nuovo i ladri fantasma. Oh, ma guarda un po' chi c'è. Sì, è andato tutto bene ora. Non apparirò mai più per tutto il gioco. Avete letto le notizie di Madarame? È andata come con Kamoshida. E hanno parlato dei ladri fantasma. Il vento sta cambiando. L'inverno sta arrivando. Se agiamo bene potremmo risvegliare il cuore della gente. Con questo potere potremmo far ben più che vendicarci della società. Sarà grandioso. Ci sarà da divertirsi. Allora diamoci dentro. Per quanto mi riguarda, spero che diventeremo sempre più famosi. Che una cosa simile capiti due volte è pazzesco. Una coincidenza troppo grande per essere normale. Se continuiamo così, riusciremo senz'altro a infondere coraggio a chiunque ne abbia bisogno. E questi? Forse ci conviene abbassare la voce, vero Ryuji? Li conosci? Scema, sono agenti in servizio. Salve, potrei parlare con voi un momento? Ah, sì, come possiamo aiutarvi? Quella sua recitazione monocorde non smette mai di farmi venire i brividi. Cosa fate qui? Siete amici? Cosa le sembriamo, siete delinquenti? Andiamo a bere un tè. Ah, davvero? E dove? In un posto come questo? Stavamo appunto decidendo dove andare. Beh, va bene. Cercate solo di tornare a casa prima che faccia troppo tardi, ok? Succedono cose strane ultimamente e le notizie su quell'artista hanno sollevato un bel polverone. Staremo attenti. Anna, ti prego, smettila. Siamo ancora in pieno giorno. Cavoli, quei tizi hanno proprio tempo da perdere. Ehi, non fare più scherzi del genere, ok? Mi hai fatto andare nel panico. Da qui in avanti dovremmo essere ancora più cauti. Guardiamoci, subito dopo il secondo colpo dei ladri, le due vittime si sono fatte vedere in giro insieme. Aspetta, stai dicendo che qualcuno potrebbe ascoltarci? Andrà tutto bene, guardatevi intorno, siamo gli unici ad agitarsi. Forse hai ragione.
A ogni modo, Yusuke, sei riuscito a sapere qualcosa da Madarame? Ricordi che ci ha parlato di quella persona sospetta con una maschera nera? Beh, gli ho fatto un po' di pressione, ma deve ancora capire cosa sia successo a lui. Del resto, non ha effettivamente assistito al furto dei suoi desideri. Dicono che potrebbe finire in carcere. In tal caso diventerà complicato ottenere informazioni. Anche perché penso sia impossibile che sappia qualcosa. Dunque, ora cosa farai? Abbandonerò quella casa. Non posso disegnare in un posto simile. Hai un posto dove andare? I dormitori scolastici. Posso starci gratuitamente, grazie alla mia borsa di studio in belle arti. Una borsa di studio? Aspetta, sei davvero così bravo? Altrimenti starei benissimo anche a casa di Takamaki-san. Aspetta, cosa? Beh, potresti chiedere di posare per te in qualsiasi ora del giorno. Cretino. Comunque, ora che Yusuke vive da solo, sarà più facile riunirci quando vogliamo. Per ora ci conviene attendere l'evolversi della situazione. E ci vorrà probabilmente del tempo per trovare un bersaglio all'altezza di Madarame. Dovremmo solo comportarci come normali studenti mentre cerchiamo il prossimo obiettivo, ok? Facciamo di nuovo affidamento su di te, Ryuji. D'accordo, fino ad allora continueremo a prepararci. Perfetto. Oh oh, qualcuno ci stava guardando. Yusuke Kitagawa. Tan tan tan. Oh no, ci ha quasi sgamato. Ah, la testa. La trocca. Chi sarà il prossimo bersaglio? Perciò, dopo Shio Suzui, avete ripetuto l'impresa per qualcuno che conoscevate appena. Siete stati cacciati due volte, quasi segnalati alla polizia, eppure volevate comunque salvarlo. Inoltre, questa volta vi siete ritrovati in un museo e non in un castello. Intendi insistere con questa baggianata del risvegliare il cuore tramite il furto di un tesoro? Beh, è la verità, quindi... Molto bene, la verità verrà a galla, non appena i tuoi complici saranno in custodia. Ora, raccontami di nuovo di questo membro che si è unito al vostro gruppo. Va bene. Non fare il cocciuto, ti si ritorcerà contro. È sufficiente che una piccola indagine per risalire all'identità dell'allievo di Madarame. Non lo sapevate chi era? Faccia pure. Quindi non tradirai il tuo complice? Va bene, c'è molto altro che vorrei sentire. È intorno a questo periodo che i ladri fantasma hanno iniziato a guadagnare popolarità. Le bugie hanno invaso la rete. Cose tipo i ladri fantasma mi hanno salvato o ho ricevuto una lettera di sfida. Santo cielo, per raccogliere prove in mezzo a tutta quella spazzatura ci è voluta un'eternità. Ora, l'obiettivo seguente è stato quest'uomo. Junya Kaneshiro. Eh già, è completamente diverso dagli altri due. Nemmeno la polizia era riuscita a catturarlo. Quindi, come siete riusciti ad avere la meglio su un criminale così ben protetto? Raccontatemi. Oh beh, è stata una lunga storia, credimi. Il riassunto è stato scritto. Papparara. Il sospetto ha dichiarato più volte di non avere alcun ricordo delle sue azioni. Verrà eseguita una valutazione psichiatrica completa per sondare più a fondo i crimini e moventi. Prima Kamoshida alla Shujin Academy, ora Madarame. Ho trovato svariati punti in comune tra i due. Entrambi, per esempio, hanno ricevuto una lettera di sfida prima del loro brusco cambiamento. Capisco. Ma cercare di collegare i loro casi alla serie di Raptus non è forse un po' troppo precipitoso? Inoltre la polizia avrà da ridire sulla tua ingerenza. Non è il momento di farsi frenare da cose come la giurisdizione e l'onore. Dobbiamo scavare più a fondo per trovare un legame tra gli incidenti degli ultimi 2-3 anni. Molto bene, lascia a te la cosa. Questo però non deve interferire con i tuoi incarichi ordinari. Grazie, signore. Papara 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 papapam. Para papara papara papapam. Ci mancava proprio che quella maledetta ficcasse il naso in questa storia.
E capisco che questi incidenti anomali abbiano causato agitazione in tutto il nostro paese. Ah, era, ok. Affronteremo la questione con la massima serietà. Continuerò a fare del mio meglio perché ogni cittadino possa vivere serenamente. Non solo ci sono questi ladri fantasma di cui preoccuparsi, ma se si venisse a scoprire... Se venisse a scoprire cosa? Tan tan tan. Piripipim. Eh? Yusuke sta mandando dei messaggi. Dovresti averli ricevuto anche tu. Vediamo. Avete la mia gratitudine. Perché tutto un tratto così cortese? Vi sono davvero grato per aver fatto in modo che tornassi in me. Ci devi un favore. Stai esagerando. No, di certo. Devo asserire ardentemente la mia gratitudine. Adesso sei uno di noi, bello. Conteremo su di te, capito? Naturalmente. E se succede qualcosa, non esiteremo a darti una mano. Grazie. Bene, allora ci vediamo. Non c'era bisogno di arrivare a tanto per ringraziarci. È troppo puro. Comunque, per essere il primo lavoro è andato bene, eh? È stato un grande successo. Di un po', sei libero più tardi? Per fare cosa? Il fatto è che uno che conosco mi ha dato dei biglietti gratuiti per la sala delle freccette. Mi ero completamente dimenticato che scadono oggi, quindi ti va di andarci ora? Sì, cazzo. Ryuji, non abbiamo appena detto di non dover abbassare la guardia? Oh, avanti, sono solo freccette. Non vuoi giocare anche tu, Morgana? Cioè, sempre se sei capace. Se vi limiterete a giocare, non credo che ci saranno problemi. Ok, andiamo a questa sala delle freccette, qualunque cosa sia. Fai strada, Ryuji. Sì, cavolo, ci penso io. Oh, giusto, il posto è a Kikyoji. Quindi dobbiamo prendere il treno. Non ci sono mai stato. Ma ci andremo molte volte invece. Davvero, fuori da questa stazione è pieno di negozi. È una sola fermata da Shibuya, quindi prima prendiamo la linea Inogami. Io so già che il giorno che andrò in Giappone mi perderò tantissimo. Ed è molto plausibile, succede a chiunque a quanto pare. Queste scale portano alla linea Inogami. Siamo sulla strada giusta per Kikyoji. Che emozione! Forza, andiamo! Una nuova destinazione per noi. Parana. I look proposti sono molto audaci, ma c'è spazio per ogni stile possibile. Kikyoji ora è sbloccata. Dunque, siamo diretti verso un'area non coperta dal tuo abbonamento, quindi dovrei pagare un biglietto. Non è un problema, sono solo 200 yen. Quei due... Che c'hai da spiarci? Stiamo andando a giocare a freccette, su, che cazzo. Oh, quindi questo è Kikyoji. È completamente diversa da Shibuya, a partire dall'atmosfera. Beh, sì, qui si trovano i negozi che a Shibuya non ci sono. Ma va? Non che io sia un esperto. Sembra interessante come posto. Oh, ora sì che sei interessato, eh? Anne non c'è perché era impegnata, ma scommetto che sarà divertente venire qui con altre persone. Credo che la sala delle freccette sia un isolato dalla strada principale. Ma già che ci siamo, anch'io darò un'occhiata a qualche altro negozio lungo la strada. Qualcuno ci spia, Ryuji. Oh, ma guarda chi c'è. Ciao, Makoto. Oh, che coincidenza. Se chiediamo tutte informazioni a questa signora ci dovrebbe dare un bonus, se non mi ricordo male. Fiu, quante informazioni. Direi che ci siamo fatti una cultura su Kikyoji. Ecco, un piccolo bonus alla conoscenza. Niente di più, però meglio di niente. Qui che cosa fanno, eh? I miei sensi morganici hanno scorto dei cappelli che si sposano alla perfezione con il mio stile. Che diavolo percepisce Morgana? Beh, diamo un'occhiata. Salve, benvenuto. Abbiamo tantissimi articoli di regalo per fare dei regali, ma va? Una cartolina acquerellata. Acquerello. Chi potrebbe piacere? Io la prendo. Grazie per l'acquisto. Torna presto a farci visita. Non pensavo che avresti comprato qualcosa. Ti hanno detto i tuoi sensi di comprarne uno? Eh già, a qualcuno potrebbe piacere. Qui invece che cosa vendete o comprate? Oh, coso, guarda il cartello di quel negozio. Dice, portate qui i vostri vestiti sporchi. Vestiti sporchi? Vediamo che cosa hanno. Benvenuto, se vuoi vendere dei vestiti... Aspetta, cos'è quello? Posso guardare? Non temere, non lo ruberò. Esatto, questo era il posto che stavo aspettando. Qui comprano tutti i vestiti sozzi.
Sta reagendo ai vestiti che abbiamo preso alle ombre. Sembra sapere di cosa sta parlando. Sono qui da 40 anni, ma non ho mai visto vestiti in grado di raggerarmi il cuore. D'accordo, li compro, ma solo per la cifra che si meritano. Dunque, qui utilizziamo una tessera punti. Ogni indumento che vendi ti garantisce 10 punti. Una volta ottenuti abbastanza punti puoi scambiarli con un premio. Ergo, vendici più vestiti che puoi. Quindi non solo ce li comprano, ma ci danno anche dei punti. Dobbiamo tornare assolutamente. Cosa posso fare per te? Voglio vendere. Voglio vendere tutto. Oltre ai punti, appunto, ci danno gli yen. Guarda quanto. Cazzo. Ci recupero un bel po' di soldi. Sono 350.000. Non sono tanti, ma non sono certo pochi. Dunque, hai venduto 99 vestiti. Sono 990 punti. E adesso hai 990 punti. C'è altro? Vediamo i premi che hai. Allora, incenso del risveglio, spray rapido, cintura, e ne ho già una, e non mi serve, e il cestino di vestiti. Volendo, questo lo prendo giusto proprio così, per divertimento. Però l'incenso ci cura tutte le alterazioni negative. Quindi io ne prenderei una decina, giusto per... Ecco fatto. Ho sempre voluto sapere cosa c'è dentro questa roba. Guardiamo. 4 vestiti a caso, che tanto non mi servono a niente. Spero che la nostra merce ti sia piaciuta. Se vuoi altri punti, vendi i tuoi abiti. C'è altro? Per ora no, grazie. Che vestiti fantastici. Torna a trovarci, d'accordo? Beh, se finché mi pagate, volentieri. Beh, è un negozio davvero strano. Però è stato divertente. Torniamoci una volta all'altra. Assolutamente. Piccola cosa che ho scoperto alla fine del gioco. Questo divano si illumina. Inizialmente pensavo si potesse comprare per cambiare quello che abbiamo in casa nostra. In realtà, se stiamo qui un tot di tempo, succede un piccolo bonus. Oh, guarda quel divano comodo. Ma che ci fai seduto lì sopra? Solo un altro po'. Cosa? È davvero così comodo? Deve essere vero, visto che lo espongono qui davanti a tutti. Ok, andiamo. Solo un altro po'. Sul serio? Ma quanto è comodo? Ehi? Ehi là? Ehi, ti stanno guardando tutti. Beh, non ti manca il coraggio. Questo è il bonus. Ti dà un'attacca di coraggio extra. Niente più. Ehi, sei stato così improvviso che mi hai quasi spaventato. Però hai del fegato, che sorpresa. Qui invece c'è il jazz club. Un jazz club, eh? Sembra un posto per adulti. Coso, ti piace il jazz? È fico. Comunque, pare sia aperto solo la sera. Qui ci verremo molto spesso, credimi Ryuji. Ci verremo molto spesso. Ah, ecco la strada. Il nome di quel negozio corrisponde a quello sui biglietti d'omaggio. C'è scritto Penguin Sniper. Eh? Chi darebbe mai una pistola a uno stupido uccello? Non va presa la lettera. Però se uno deve inventarsi un bel nome, lasciamo stare, andiamo a controllare. Prima però Ryuji vorrei vedere... Ah beh, niente, troppo tardi. Oh, ecco, è questo il posto. Cazzo, ho le palpitazioni per giocare a freccette. Ah, sei proprio uno smidollato, cerca di non metterci in imbarazzo, ti dispiace? Non c'è bisogno di dirmelo. Allora, qual è il piano? Vuoi entrare dentro? Andiamo. Pam 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 pam. Che lancio. E vai, Bull, è il nuovo record. Sembri saperla lunga, Ryuji. Il tondino in mezzo è appunto il centro del bersaglio. Se lo colpisci hai fatto Bull. Lo so, perché ieri sera ho spulciato le regole online. Ah, bravo. Comunque, questo tipo di partita si chiama 0-1. Vince portando i tuoi punti a 0 prima degli altri. Oh, quindi non miri al massimo dei punti, ma cerchi di azzerare i tuoi. È una bella differenza. Partiamo entrambi con gli stessi punti. Poi questi vengono scalati in base a dove pianti la freccetta. E vinci solo se riesci a portare i tuoi punti esattamente a 0. Né più né meno. Che te ne pare? Da urlo, no? Perciò devi calcolare bene i tuoi punti e colpire il bersaglio di conseguenza. Questo gioco sembra richiedere parecchia concentrazione. Mi fanno giocare oppure no? No, è scriptata questa parte. Un punto? Su via, devi tenere il braccio dritto, Ehi, Ryuji, che c'è? Ah, leggevo questo volantino. Dice che le freccette sono un gioco perfetto per due. Si fa squadra con qualcuno e si tira a turno. Le regole sono le stesse, però. Ehi, che ne dici di provare? Sembra divertente. Sì, cavolo, così ti voglio. Diamoci dentro. Quindi, posso giocare o no?
Wow, subito Bull! Cavolo, questo sì che è un inizio come si deve. Vai, tocca a me. Ma io vorrei giocare, che palle. Ecco qua, mai sottovalutare un ex atleta. Piu! Diavolo, sì, triple 20. Wow, ha colpito un punto piccolissimo, davvero notevole, specialmente per te, Ryuji. E vai. Siamo quasi a 0 punti, mettiamocela tutta per l'ultimo lancio. Wow, 0 perfettissimo, ma quanto spacchiamo. Non è un'impresa facile, questa squadra ha qualcosa di speciale. Cavoli, è un vero spasso. Quando stai per lanciare la precisione è assurda, ma ti stimola a far bene per il tuo compagno. Oh, ecco una cosa bella. Andare a giocare a freccette ci aumenta il livello di staffetta. È una cosa molto buona, credetemi, perché ci aumenta di molto i danni. Dopo aver fatto coppie con Ryuji credo di comprendere meglio alcune cose. Staffetta livello 2. Staffetta, già, quello che vi dicevo, ci aumenta i danni, aumenta HP e aumenta SP. Stando alle vostre facce si direbbe che entrambi abbiate imparato qualcosa giocando. Anche se è solo un gioco, potrebbe esservi utile come allenamento, in base a come giocate. Bella prospettiva. Beh, i ladri fantasma sono un mio chiodo fisso. Continuiamo ad allenarci insieme qui. Oh, la prossima volta invitiamo anche gli altri. Wow, a pensare che tutto questo è partito dal mio semplice invito. Gran bella bomba di fortuna. Botta di fortuna? Perché mai dovrebbe essere una bomba? Mica ti fa esplodere, no? Oh, che cos'è? Oh già, qui hanno anche il biliardo. Anche questo gioco potrebbe tornarci utile da un certo punto di vista. Però si è fatto tardi, possiamo tornare un'altra volta a giocare. Ah, non dimenticare, oggi avevamo un paio di biglietti gratis, ma la prossima volta dovrete pagare. Però è stato stradivertente, vero? Non vedo l'ora di tornare. Ora però ci conviene andare a casa, grazie per l'uscita. Grazie a te per l'invito. Beh, se nessuno mi vuole, potrei andare effettivamente. No, è domenica, scherzavo. Se ricordo bene, cambi linea a Shibuya, vero? Qualche cliente dice che è diventata una zona pericolosa. Non correre rischi, capito? Oh, grazie, Sojiro. Non è poi così sicuro, eh? Detto questo, vuoi ancora andare a Kikyoji di sera, vero? Tranquillo, Phoenix, in caso di problemi ti difenderò io. E poi, da quella strada arriva un profumo che merita attenzione. Vediamo, chi è che mi scrive? Ho raccolto alcune informazioni su cose che potrebbero interessarti. Sembra che ci sia un vecchio che sta causando problemi a Kikyoji, ma pensa un po'. Se fai un solo passo falso e dici la cosa sbagliata, va su tutte le furie e fa scoppiare una lite. E anche se non lo colpisci, lui mente dicendo che lo hai fatto e poi ti denuncia per danni. È una sorta di artista della truffa, o meglio, della baruffa. È pazzesco. Sono d'accordo, non possiamo permettere che questo tizio resti impunito. L'unico problema è che sapere che è un vecchio piantagrane non basta per ottenere un nome. Ma ho sentito che bazzica spesso nelle parti dell'Harmony Hall a Kikyoji. Sto vecchio sembra decisamente un problema, ma se non scopriamo il suo nome non potremmo risvegliargli il cuore. Ok, si direbbe che la nostra prossima meta è Kikyoji. Andiamo a perlustrare Harmony Hall. Va bene, così avremo due richieste per il memento. Oh, chi è che mi scrive? Ah, giusto, è il mio amico politico. Bene, dobbiamo trovare info su quel vecchio. Benvenuto, ecco il tuo katsu a pezzettoni. È l'ultimo, tra l'altro. Perfetto, grazie. È una cosa rara, tra virgolette. Grazie, attenzione, scotta. Grazie a lei, signora. Quindi dobbiamo trovare un vecchio che dà problemi in giro, eh? Qui, tra l'altro, vendono l'incenso. Nel caso volessimo aumentare le nostre statistiche con le persone, ma non è importante. Buongiorno, voi avete sentito niente di un vecchio? A quanto pare sì. Quel vecchio non è ancora arrivato. Beh, almeno posso bere in salta pace. Non mi piace parlare male dei miei clienti, ma quel tipo porta soltanto guai. Un vecchio piantagrane? Ehi, pensi che stiano parlando dell'uomo anziano che cerca guai a Kikyoji? Ehi, non è un posto per un giovanotto come te. Cosa vai cercando? Sto cercando il vecchio piantagrane. Oh, caspita, perfino dei ragazzi lo conoscono. Quel vecchio è fuori controllo. Ruba i drink agli sconosciuti, provoca risse.
e quando si caccia nei guai si mette a far casino a cercare di scroccare soldi a destra e manca. La cosa inquietante è che più riesce a causare problemi più sorride. Ha un nome per caso? Già, e poi se ne va sempre in giro a urlare il suo nome. Eiji Hono, giusto? Sì, è quello il nome. Ok, abbiamo il nome del nostro bersaglio. Ma sapete, non posso essere troppo duro con lui, all'età di mio padre. Quando si lamenta delle articolazioni indolenzite nei giorni di pioggia, non posso fare a meno di dispiacermi per lui. Vorrei che la smettesse di venire qui, che se ne stesse a casa sua, con la sua famiglia piuttosto. Potresti sembrare terribilmente empatico, ma so che in realtà pensi che sia una vera rottura. Beh sì, non lo nego. Gli fanno male le articolazioni nei giorni di pioggia, povero uomo. Penso che abbiamo tutte le info che ci servono, perché non ne parliamo al rifugio? E ora che abbiamo tutte le info che ci servono, mio caro politico, posso venire da te. Che ne pensi dell'amministrazione? Secondo me si sbagliano. Ed è ciò che, di cui intendo discutere durante il mio discorso. Vorrei che lo sentissi e vorrei il tuo sincero parere. Sento di potermi avvicinare. Perfetto. Cerca di accettare gli inviti. Allora, andiamo subito. Te ne sono grato. Vediamoci davanti alla stazione di Shibuya. Ok. Le convinzioni del governo vengono spesso messe alla prova durante i periodi di crisi. Tuttavia l'attuale amministrazione si rifiuta di discutere i suoi piani per il futuro. Possiamo davvero tollerare una tale mancanza di trasparenza? Ho sentito rivolgere questo genere di accuse al governo molto spesso di recente. Questo perché il membro della dieta Shido sta guadagnando popolarità dicendo le stesse cose. Perciò sta solo scopiazzando le accuse del governo di un altro politico. A quanto pare. Vabbè. Quindi dopo aver rubato i fondi del partito ora rubi anche le idee e tora buona a nulla. Ma sto stronzo viene qui apposta per interrompere ogni volta. Smettila di fare il puritano, ex condannato. A quanto pare ho attirato nuovamente le ire del pubblico. Sta asserendo che chi ha commesso gli errori non merita una seconda chance, giusto? Come potrei replicare? Sta infastidendo tutti, se ne vada. Scusa, hai qualcosa da dire, ragazzo? Lei che ne pensa, eh? Che problemi ha questo ragazzino? Tora buona nulla, e allora? È solo un nome. Ehi, teppistello! Sì, sono Tora buona nulla, e ho commesso degli errori, e sì, sono impopolare e impotente. Non si dice. Ma questo non c'entra nulla con le mie idee, sono tutte cose che ho appreso sulla mia pelle. Ridicolizzatemi pure, ma io continuerò a pormi al marcio di questo mondo. Oh, wow. Il discorso di oggi si è concluso in maniera approssimata, alquanto inaspettato, oserei dire. Il clou, però, sono stati i tuoi rimproveri. Non ho resistito, quello lì continua a rompere. Ti invidio. Trasmetti i tuoi pensieri con così tanto mordente, quanto avrei voluto essere così in passato. Ok, è tutto per oggi. Beh, è stata una roba rapida, no? Voi due siete incredibili. Sono stato così stupido. Solo perché qualcuno ha sbagliato in passato non vuol dire che non possa riprovarci. Volevo solo dirvi questo. Aspetti. Grazie, volevo solo dirle questo. Lei è un tipo strano, proprio come quel ragazzino. Beh, almeno non lo vedremo più. Il tuo spirito audace mi ha insegnato qualcosa oggi. Beh, mi fa piacere. Purtroppo tendo ad agitarmi quando qualcuno mi chiama Tora buona nulla. Ma tu mi ritieni una persona con dei principi. Non potevo piegarmi alle critiche di fronte a te. Mi hai insegnato che devo andare a avere più fiducia nelle mie idee. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Pam, pam. Rango 4. Complimenti. Perfetto. Il mio modo di pensare muta quando ci sei tu. Forse è l'effetto del tuo spirito giovanile. Ah, le mie scuse, è ora di andare. Credo di aver guadagnato del fascino. Dopo aver gridato davanti a tutti. Ehi, stai zitto, stronzo. Ok. Ottimo lavoro anche oggi, ci vediamo presto. Ciao, grazie per il lavoro di oggi. Grazie a te mi sono ricordato di qualcosa di molto importante. Sai, dai tempi dello scandalo mi sono sentito solo impotente, come se avessi tutto il mondo contro. Forse mi sono abituato alle critiche costanti, ma mi sono accorto di aver trascurato un dettaglio cruciale. Ho dimenticato le persone che mi sostengono e quanto la loro presenza sia incoraggiante.
Potrà sembrare ovvia e banale, ma mi auguro che ti ricorderai di apprezzare questa cosa. Lo farò sicuramente. Bene, mi fa piacere sentirlo. Custodirò tutto questo nel cuore, non posso dimenticarlo di nuovo. Beh, bene, conterò su di te per il mio prossimo discorso. Ci vediamo. Buona serata anche a lei. E domani è lunedì. Vediamo se il nostro amico Maruki ha bisogno di noi. Hai visto le notizie? Riguardo alla lettera di sfida dei ladri fantasma, vero? Il modo in cui è stata scritta sembrava del tutto regolare. Hanno davvero risvegliato il cuore della gente. Non riesco a credere che i ladri fantasma esistano davvero. Invece dovrete crederci. Oh, la divisa estiva. È tutto così schifoso e umido. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Tokyo da scoprire, a Kikyoji ha aperto il Penguin Sniper. Cos'è il Penguin Sniper? Uno zoo, un negozio di animali? È una sala dove giocare a freccette e a biliardo. Da solo in gruppo, sta a voi chi è giocare come volete. Oh, quella sala, la prossima volta voglio giocare a freccette. Comunque a Kikyoji è pieno di negozi, un giorno dovremmo andarci con calma per dare un'occhiata in giro. Beh, ci abbiamo già dato un'occhiata in realtà, quindi siamo a posto, no? Chi è che viene? Buongiorno! La conferenza stampa di Madarame ha fatto scalpore. Parlano tutti della lettera di sfida. Oggi mi guardano tutte. Forse avvertono il mio irresistibile charme da ladro fantasma? Oh cacchio, sto finalmente diventando popolare tra le ragazze più sexy della scuola. Oh no, c'è qualcosa di strano. Ma certo, la mia uniforme, amico. La mia uniforme. Oggi si faceva il cambio con quella estiva. Ecco perché mi guardavano tutti. Oh merda. Devo tornare a casa a cambiarmi. Tu va pure intanto. Va bene. Vabbè, potresti anche tenerla su. Dici, cazzo, mi sono dimenticato. Amen. Diamine quanto sei pallido. Le maniche corte non fanno per te. Taci, a ogni modo, hai visto il telegiornale ieri? Hai visto quel famoso pittore piangere a dirotto per tutte le opere che aveva rubato? La stessa identica cosa che è successa a Kamoshida, no? Ed entrambi avevano ricevuto delle strane lettere di sfida. Secondo me, dietro c'è la stessa persona. Al telegiornale dicevano che dietro queste lettere c'è un gruppo che si chiama Killer Jago Star. Salve. Chissà come fanno a far confessare i colpevoli. Non gli ruberanno mica il cuore per davvero? Forse li ricattano. Ah, chi lo sa. Ah, guarda Ryuji. Ah, ce l'ho fatta. Correre di mattina presto non è stata una buona idea. Ma tu vestiti normali non ce li hai? Cioè, vestiti ufficiali più che quelli normali. Beh, se non altro è il mio miglior tempo, di molto. Complimenti. E tra l'altro ho appena visto che Ryuji c'ha i risvoltini. No, mi ha appena calato Ryuji. Come procedono le cose riguardo alla questione di cui abbiamo discusso l'altra volta? Ancora nulla da segnalare. Niente di niente. Quanti studenti ci saranno che possono aver infastidito un insegnante? Ho già ristretto il campo, solo che non riesco a trovare prove concrete. Ah, che palle. Lei sapeva tutto, vero? Riguardo alle molestie sessuali del prof Kamoshida sulle studentesse. Signore, cosa pensi di ottenere con questa domanda? L'indagine è per una giusta causa, no? Credo di capire quanto la vicenda possa averti sconvolta. Sarà stato scioccante per te, come presidente del consiglio studentesco, assistere a un tentato suicidio. Sì. Dobbiamo offrire agli studenti un ambiente in cui sentirsi al sicuro. È questa la questione più urgente che dobbiamo affrontare al momento. Quindi è questa la ragione dell'indagine sui ladri fantasma di cuori? Nemmeno sappiamo se esistono davvero. Perché vuole... Presumo tu abbia sentito l'incidente di quel Madarame. Dicono che sia stata una lettera di sfida simile a quella usata nel prof Kamoshida. Voglio credere che niente di tutto questo abbia a che fare con i nostri studenti. Sì. Ecco cosa vorrei. Ti consiglio di dedicarti al tuo compito e non fare domande. Va bene. Lo farò. Hai visto la conferenza stampa di Madarame? Che tra l'altro... Ah no, niente, scusatemi.
Intendi quel tizio che frignava come potrò mai scusarmi per quello che ho fatto? Ah! Credi siano stati davvero i ladri fantasma? Sai, no, tutta la questione del furto di cuori. Quella impossibile, ma d'altra parte sarebbe troppo comodo se fosse tutta una coincidenza. E vai! Come va? Hai trovato il prossimo pesce grosso? Ho iniziato a cercare solo ieri, come avrei potuto così in fretta? Oggi piove tra l'altro. Oh già, hai ragione. Comunque io ho scelto la rete televisiva, voi? Eh? Oh merda, la gita di scienze sociali! Io vorrei saltarla. Fareste bene a svolgere le attività scolastiche. Non vi ho forse detto di non attirare le attenzioni? Non le attirerei di più diventando di colpo un bravo studente. Basta lamentarsi e andateci. Allora scegliamo tutti la rete televisiva. Ho sentito che faranno assistere alla registrazione di uno show. Forse ci saranno delle attrici. Cacchio. Va bene. Oh beh, non che io abbia di meglio da fare, a parte attendere la comparsa di informazioni online. E poi Morgana ha ragione, se vengo eviterò che gli insegnanti si facciano strane idee su di me. Va bene, me ne torno in classe. TV, eh? Forse dovrei tagliarmi i capelli. E ritingerli tra l'altro, ti sta venendo la ricrescita. Quel tizio è un tale idiota, speriamo vada tutto bene. Ma io mangio solo instant noodles e curry? Cazzo, che dieta incredibile. Pam. Interrogazione? Ah no, Ushimaru che mi tira solo il gessetto. È bello sentire che tutti parlano di noi, eh? Nella mia scuola non parlano d'altro che di Madarame. Ed essendo io il suo allievo, i miei compagni mi ignorano. Davvero? Che cazzata! Come ti senti? Stai bene? Non preoccupatevi. Mi trattavano diversamente anche prima. Non cambia nulla per me. Va bene. Piuttosto, abbiamo informazioni sulla prossima missione. Stai scherzando? Non si può trovare un nuovo bersaglio così in fretta. Ai memento! Buona idea. Mi terrò libero, fatemi sapere se succede qualcosa. Ehi, Star! Tu, fai attenzione, presta ascolto quando qualcuno ti parla. Questo mi ammazza. E io schivo. Plink! Wow, quella sì che è stata una schivata epica. Non riesco a credere che abbia schivato un lancio di Ushimaru, è una specie di ninja, ma io mi chiedo... Fa come ti pare, riprendiamo la lezione. Ma Ushimaru è tipo campione olimpico di lancio del gesso in testa agli studenti, cioè... Ti stai attento! Porca troia, mi ha colpito! E quindi chi riesce a schivarlo è un genio in pratica. Piove? Ti prego, dimmi che piove. Ah, Star Senpai! Che bella sorpresa! Piove davvero a dirotto, eh? Sapevo che sarebbe successa una cosa simile. Perciò ti ho infilato un ombrello portatile in borsa. Continua a farmi da zaino. Che bravo gattino, grazie mille. Beh, mi trasporti sempre ovunque. Devo pur mostrarti la mia gratitudine in qualche modo. Bravo gattino. Che palle la pioggia. Beh, ci si vede. Non rischi di bagnarti? In realtà mi sono dimenticata l'ombrello. Ma non importa, mi bagnerò appena se corro fino alla stazione. Se non altro, sarà un buon allenamento. Ti va di usarlo insieme, invece? Ma tu come ti... Oh, mi stai offrendo un passaggio sotto il tuo ombrello? Sarebbe fantastico, grazie infinite. Di nulla, tanto devo andarci anch'io, quindi... Pa-pam, pam, pam, pa-pam. Grazie ancora per avermi accompagnata. A essere onesti, i preliminari sono vicini, perciò non volevo rischiare di ammalarmi. Quali preliminari, scusami? Oh, le gare preliminari di ginnastica. Fra poco ci saranno due grandi competizioni, una all'inizio dell'estate e l'altra verso la fine. Se voglio partecipare, dovrò prima essere selezionata come rappresentante del mio club. E tale rappresentante verrà stabilito in una gara di qualificazione. Il mio sogno è competere a livello mondiale. Perciò, in accordo con il mio coach, intendo mantenere un regime di allenamento rigoroso. Buon per te. Faccio il tifo per te, io. Sarei invincibile se ci fosse il mio senpai a fare il tifo per me. Ci stai provando con me? Oh, siamo già alla stazione. E che palle. Avrei voluto che questa camminata durasse per sempre. Posso cavarmela da sola da qui.
Non so come ringraziarti per oggi. Prometto che ti restituirò il favore appena... Ehi, ma quella non è Yoshizawa. Intendi la ginnasta modello? Quella che viene trattata come una VIP a scuola e ha anche un ragazzo che la scorrazza ovunque. Per Miss Principessina la vita è una passeggiata. Beh, lei se l'è guadagnata. Tu che cosa hai fatto, stronza? Mi dispiace, non hai certo bisogno di equivoci del genere. Non preoccuparti, mi fanno piacere in realtà. Già, hai ragione. La stessa cosa succede in classe. La gente è diffidente perché sono una studentessa modello. E cosa c'è di sbagliato, scusami? E anche la scuola si aspetta che ottenga dei risultati importanti nelle competizioni imminenti. Mi hanno persino detto che potevo anche non partecipare alle grandi pulizie. Ma davvero non sopporto di ricevere un trattamento speciale. Perché no? Fa sempre bene, però è bello anche non montarsi la testa. Oh, perdonami, mi sta chiamando mio padre. Pronto? Papà? Come detto? Scusa, il mio telefono continua a fare i capricci. Sono a posto, grazie. Ci vediamo dopo. Scusami, mi ha chiesto se volevo un passaggio per via della pioggia. È un po' iperprotettivo, non trovi? Hai un bravo papà, di sicuro. Sì, sono assolutamente d'accordo. Beh, mi attendono agli allenamenti, quindi è meglio che vada. Grazie infinite per oggi. Chiedo scusa. Buona giornata. Ciao anche a te. Che caruccia che è. Oh. Lei è una di quelle che rende la scelta difficile. Sembra che anche Yoshizawa non se la passi bene. A parte questo, il pelo bagnato è tremendo. Puoi cercare di tenermi sotto l'ombrello? Eravamo in due, scusami. Ehi, ho un'ottima soffiata. Questa volta la bulla è una studentessa della Kosei che chiamano Regina. Ai suoi ordini è uno studente che si fa chiamare M. Un po' come la M di SM. La M sta per Mishima. È un segreto. Comunque, ecco i dettagli. La regina si chiama Ikari Shimizu. Mi chiedo se è più probabile che una ragazza diventi così quando ha il nome che cominci per la S. Ho già postato l'avvertimento, perciò potete occuparvene non appena avrete un po' di tempo. Non fate la fine della M. Cosa intendeva con SM? Sono misure di magliette, giusto? Sta parlando di vestiti. Comunque, mi sembra un bersaglio degno di attenzione. Cerchiamo di parlarne con gli altri a ritrovo. Beh, se posso andare in giro, volentieri. Visto che piove, allora... Vediamo se posso prendere un altro iperproteico. Proteine d'importazione. Yes, eccolo qui, una volta al mese. Era questo, quello grosso. Benissimo, e io lo prendo. E anche l'iperproteico. Grazie, tante care cose. Ann, tu per caso hai bisogno di una mano? Vuoi andare da qualche parte? Ok, sembra che non hai bisogno di me. Yusuke, tu invece? Io. Ah, Phoenix, questa stazione è sempre affollata. Ottimo per osservare la gente. A proposito, sei qui per un motivo specifico? Sono venuto a trovarti. Devi avere molto tempo libero allora. Dopo quanto è successo con Madarame, ho compreso quanto complessa e duplice sia l'umana natura. Le persone sono difficili da capire. È un tema interessante. Ecco perché intendo restare qui per un po' a osservare la gente. Ma se ci sono novità importanti, contattami pure. Bene, lo farò allora. La medicina è quasi completa. E c'è una cosa che voglio verificare. Puoi venire alla clinica, mia piccola cavia? Un attimo, fammi solo vedere se Ryuji ha bisogno di una mano prima. Ehi, Ryuji, hai tempo per me? Ehi, Phoenix, stai andando a casa? Hai voglia di allenarti un po'? Dai, dillo che ce l'hai. Forza, andiamo. E mentre ci alleniamo, vorrei parlarti di una cosa. Sento che presto il mio legame con Ryuji si rafforzerà. Allora, che intenzioni hai? Andare con Ryuji. Sì, allora dopo l'allenamento facciamo un ramen. Va benissimo. A me piace il ramen. Ah, dopo un bel allenamento non c'è modo migliore di ricaricarsi. A proposito, la squadra d'atletica è stata rimessa in piedi. Yamauchi è stato allontanato dalla svelta. Takeishi ha raccontato tutto a sua madre, che è la presidente dell'associazione genitori. A quel punto, lei e tutti gli altri genitori hanno bloccato i suoi piani. Bene o male. Quanto avrei voluto vedere la faccia di Yamauchi. La scuola non può ignorare i genitori. E così, la squadra è di nuovo in piedi e per adesso è guidata dal nostro vecchio allenatore. Ben gli sta a quello stronzo. Che bella sensazione. Credo che possano ottenere anche dei bei risultati. Vinceremo anche noi, vedrai.
Puoi dirlo forte. Merda, il ramen diventerà tutto molliccio. Mangiamolo. Quanto vorrei mangiarlo anch'io. Ah, che mangiata. A essere sinceri, avevo paura che ad affrontare quei due. Non riuscivo a sopportare il loro odio nei miei confronti. Mi ricordava quanto ero stato stupido. Non sopportavo, ma soprattutto mi ricordava come avevo fatto a perdere il mio posto accanto a loro. Ehi, non è da me, ma se sono riuscito a cambiare è grazie al tuo aiuto. Ti ho coinvolto in questa storia e tu sei rimasto accanto a me fino alla fine. Non mi hai abbandonato, perciò grazie. È tutto merito tuo. È strano, no? Tutto è iniziato con gli allenamenti per l'attività della Drifantasma. Come ci siamo arrivati a questo punto? A ogni modo, adesso tocca a me. Se mai dovessi avere bisogno di me, dimmelo, farò di tutto per aiutarti. Grazie, Ryuji. Percepisco un forte legame con Ryuji. Ed è questo il momento che attendevo. L'evoluzione della sua persona. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine dislegato... Vabbè, ho sbagliato. Peccato. Volevo reggerlo. Secondo risveglio, trasforma la persona in un trickster mitologico. E abbiamo anche sbloccato Chiyu. Non ci interessa, però... Yeah! Bellissime ste scene dell'evoluzione, devo ammetterlo. Sono stupende. Anche se questa persona di Ryuji a me non piace. È Son Goku, la versione mitologica, o almeno di Goku, quella della scimmia volante con il bastone che si allunga. Mitologicamente parlando è figo, ma preferivo Capitan Kid. Lo sento, ho un nuovo potere. Già. Il tuo Capitan Kid si è evoluto in Seitan Taisen. Taisei. E ora Ryuji è più forte che mai. Ed è un bene che l'abbiamo fatto adesso a inizio gioco che più avanti. Bene, ora che finalmente mi sono liberato di questo peso, sono pronto. Per prima cosa, i ladri fantasma. Io conto su di te, leader, e tu potrai contare su di me. Tu sei il mio braccio destro, praticamente. Ehi, ora che abbiamo fatto il pieno, che ne dici di fare una gara fino alla stazione? Così vomitiamo. Perfetto. E ha preso Evita Vento. Questa abilità è molto buona perché ci aumenta di molto l'elusione alla sua debolezza. Perfetto. Complimenti, Ryuji. Pam 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 para pam pam pararara. Chi è che mi scrive? Non hai sentito nulla dalla presidente del consiglio studentesco, vero? Miss studentessa modello deve essere impegnata a baciare le chiappe. Sei troppo duro. Presidente del consiglio studentesco, che succede? Quella della nostra scuola sta ficcando il naso nei nostri affari. Credo che sospetti di noi. Siete sicuri che non sia semplicemente il risultato della cattiva condotta di Ryuji? Chiudi il becco! Onestamente però, voi tre certamente vi fate riconoscere. Fate attenzione, non posso aiutarvi nella vostra scuola. È un incarico per le tue larghe e forti spalle, Phoenix. Non ti preoccupare. Mi assicurerò di tenere d'occhio anche Ryuji. Perché mi tiri fuori? povero Ryuji. Gli altri a volte sono più in risalto di te, ma non dimenticarlo. Anche tu sei famoso. Cerca di fare attenzione, ok? Io sono lo studente trasferito cattivo. Prigioniero, ti dobbiamo parlare. Vieni subito qui. Caroline, non è una spiegazione sufficiente. Prigioniero, vieni all'entrata della stanza di velluto, prima che cambiamo idea. Davanti alla porta del tuo mondo, non ti azzardare a sbagliare posto. Ti aspetteremo, confidiamo che risponderai con entusiasmo. Oh, bene. Ehi, con chi parlavi? Che gente chiassosa. Se ti hanno chiamato, faresti meglio ad andare. Anche perché tanto sembrerebbe che nessuno abbia bisogno di me. C'è Mishima, ma non mi interessa, quindi ciao Mishima. Dobbiamo uscire con loro. Piccoline, ciao. Sei arrivato, prigioniero. Sei in ritardo. La prossima volta dovrai presentarti entro 2 secondi dalla convocazione. Abbiamo dei nuovi incarichi pronti per te. Chiamiamoli incarichi speciali. Ma vengo al punto. Ci sono dei luoghi nella realtà che possono favorire la tua riabilitazione.
tu dovrai dimostrarci il valore di questi luoghi di persona. Selezioneremo svariati luoghi che sospettiamo possano essere cruciali per la tua riabilitazione. Tu dovrai riconoscere di che posto si tratta e scortarci in loco. Volete uscire di qui, in pratica, o volete esplorare? Le tue orecchie funzionano. Questi sono incarichi speciali per la tua riabilitazione. Impegnati come negli altri doveri. Ti attenderemo di fronte alla porta, come ora, ogni volta che avremo un nuovo incarico. Dovessi rivelarti all'altezza, ti prepareremo una speciale ricompensa, perciò non oziare. Sappi questo, gli incarichi speciali non sono disponibili per sempre. Te lo spiegherò con semplicità. Hai fino alla fine dell'anno per completarli. O meglio, entro il 19 dicembre. Dovrai inoltre continuare ad adoperarti verso la tua riabilitazione per ottenere questi incarichi. Stiamo davvero facendo più del dovuto per te. Poi non dirci che ti abbiamo trascurato. Perfetto. In sostanza il loro modo di fare è: se facevamo a tempo debito tutte le fusioni, avremmo sbloccato a tempo debito tutte le uscite con loro. Noi abbiamo già fatto tutte le fusioni necessarie, quindi tutte le uscite con loro sono belle che pronte. Fine della spiegazione. Ora ti assegneremo il primo incarico speciale. Sei pronto? Va bene. Allora ascolta bene. Il primo luogo che abbiamo scelto è un luogo di tendenza che si dice offra cibo capace di farti sentire come nello spazio. La burgeria qua accanto pare che il cibo abbia dimensioni che rivaleggiano con l'universo e assomigliano a una navicella. Se questi piatti esemplificano l'ignoto e la vastità dello spazio, stimoleranno senz'altro il tuo cuore. Questa descrizione ti fa venire in mente qualche luogo? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Potrebbe essere il Big Bang Burger. Dunque? Intendi il Big Bang Burger? Il Big Bang Burger? Nome appropriato, direi. Confermeremo personalmente le informazioni. Fai strada. Beh, la forma di una misteriosa navicella c'è tutta, ma mi aspettavo dimensioni più considerevoli. Sarebbe questo il posto spacciato come grande quanto il cosmo? Che delusione. Ehi, prigioniero, non ti aspetterai una ricompensa, vero? Questo è solo l'inizio. Cosa? Allora dove sono tutti quelli davvero grossi? Smetti di sprecare il nostro tempo e diccelo. Oh, quindi possono essere così grandi? La Big Bang Challenge. Che concetto accattivante. Affronterai questa sfida per il bene della tua riabilitazione. Ovviamente dovrai richiedere il più grosso che hanno nel menù. Cacchio. Qualche obiezione, prigioniero? Il mio rango non è abbastanza alto. In realtà, sì, hai già la stella massima. Ah sì? Ho sentito che per la sfida è necessario affrontare una serie di fasi preliminari. Non mi interessa. In un modo o nell'altro affronterai la sfida, anche a costo di supplicare in ginocchio. Oh, tanto vale fare un tentativo. Grazie per aver atteso. Vuoi farlo davvero? Non solo, ma sei anche il nostro 10.000° cliente pure. In segno di gratitudine ti offriamo il livello più alto della Big Bang Challenge, il Cosmic Tower Burger. Wow, che fortuna. Bene, è il momento di iniziare la Big Bang Challenge di 30 minuti. Pronti? Via! L'ultimo panino era una sciocchezza in confronto. È più grande dell'intero stomaco del prigioniero. Forse il nome implica che lo stomaco di ogni avventore deve sopportare una sorta di Big Bang. Sarà un gioco da ragazzi. Sta dicendo che c'è una possibilità di vittoria. Staremo a vedere quanto a lungo reggerà quell'atteggiamento positivo. In realtà l'ho già vinta. Prevedo che questa sfida sarà alquanto difficoltosa. Sia come sia, devi consumare la torre per intero. Un piatto non ripulito ci arrecherà una grande offesa. Pensi che sia una buona idea commettere altri crimini? Pensa alla riabilitazione, prigioniero. Va bene, e io mangio. Decente come inizio. Ma hai appena cominciato. Sono già pieno. Cazzo. Ti fermi? Chi ha detto che puoi fermarti? Niente pause, mastica! Lo stomaco finirà per scoppiarmi. Non ti sembra che i suoi occhi siano piuttosto spenti? Forse riesci a scorgere il vuoto vasto e profondo dello spazio. Ehi, credi che stia bene? Non starà mica collassando, eh?
Io ce l'abbiamo fatta. Devo ammetterlo, te la sei proprio cavata bene. Ce l'hai fatta per un soffio, ma visto che il tuo stomaco non è esploso, lo consideriamo un successo. Devo dire però di essere delusa dall'uso improprio che fanno dell'appellativo Big Bang Burger. Producono senz'altro pasti di dimensioni notevoli, ma in confronto al vero Big Bang non ci siamo. Gli uomini sono ossessionati dalle dimensioni esagerate. Bella domanda, questa sfida ha sollevato più di un dubbio sulla questione. Hai accettato la sfida per il bene della tua riabilitazione, ma quale persona sana di mente mangerebbe così tanto cibo? L'umanità sfugge proprio alla mia comprensione. Dici, prigioniero, perché gli uomini sfidano sempre i propri limiti? Perché sono umani. Tutti gli umani lo fanno. Che assurdità, un semplice prigioniero che parla come se fosse un esperto di umanità. Ehi, Justine, forse dovremmo affrontare anche noi la sfida. Pensavo la stessa cosa. Forse se ci sottoponessimo a questa ordalia otterremmo delle risposte. Ehi, individuo, come posso aiutarla? Vogliamo affrontare la Big Bang Challenge. Beh, ecco, c'è un limite d'età da rispettare per partecipare alla sfida. Oh, magari potrebbe interessarti il nostro Lil Bang Mill, che persino c'è persino un giocattolo dentro. Volete una piccola astronave? Un'astronave? Quindi un panino, patatine e bibita per 500 yen. Arrivano subito. Aspetta, non vogliamo! È troppo tardi ormai, accontentiamoci. E poi quell'astronave minuscola mi incuriosisce. Che cazzo è questa cosa? Non abbiamo visto nessuna delle meraviglie dello spazio, ma il sapore era accettabile. Sembravi molto più presa dal giocattolo che dal sapore, però. E chiudi il becco! Ti ho visto scartare quei cetrioli, Justine, o qualunque sia il suo nome. Non era cibo terrestre. Erano sicuramente uova di una razza aliena. Cosa? Davvero? Sono strabuoni, invece. Sono la parte più buona. Capisco. Beh, non avevano un gusto cattivo. Ma seriamente, che cos'erano? Li ho mangiati tutti. Calmati, Caroline. Siamo fuori strada. Ah? Abbiamo comunque stabilito che gli hamburger non trasmettono la maestria dello spazio. È inutile negare il fatto, per quanto l'astronave giocattolo addolcisca la delusione. Ora riconosceremo formalmente il completamento del tuo incarico. Ecco la tua ricompensa. Loro ci doneranno un bel po' di carte utili, che tra l'altro, se giocate appunto andando a fasi, alcune carte che ti regalano sono proprio alcune delle abilità che servono per alcune fusioni. Ma Bufu... Ah, tutto qua. Ti conviene darti da fare anche la prossima volta. Sono molti i posti utili alla tua riabilitazione. La verità comunque mi sconvolge. Il vostro mondo è pieno di questi cosiddetti negozi. Ogni desiderio può essere esaudito pagando un prezzo, come se nulla fosse. Interessante. Ritengo ciò meriti ulteriori approfondimenti. Comunque, prigioniero, ben fatto. Ora l'ultimo incarico è riportarci alla stanza di velluto. Muoviti. È lì davanti, potete andarci da sole. I ladri fantasma di solito fanno molto baccano per annunciarsi. Vai alle superiori, vero? Conosco un buon lavoro part-time. Non hanno ancora preso chi ha mandato la lettera di sfida. Sono davvero un ladro fantasma. Ci prendiamo un caffè? Qualche idiota ha pubblicato altre foto? Sì, lui era sicuramente un ladro fantasma. Magari era Ryuji. Ehi, bambola, sono un ladro fantasma. No, Ryuji non è così coglione, fortunatamente. Siamo arrivati, non riesco a respirare qui dentro. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Lettera di sfida a Malarame, la polizia non ha ancora stabilito se si tratti di uno scherzo. Scoperte truffe a Shibuya, le vittime sono per lo più studenti, sospettata una gang criminale. Nana. Studenti truffati, spaventoso, fa attenzione quando vai a Shibuya. Lo farò di sicuro, poi mi proteggi tu, no? E questo cos'è? E questo... ho indovinato. E questo cos'è? Una richiesta al corpo studentesco. Dice che stanno cercando delle informazioni. Ho sentito che l'ha appesa il presidente Kobayakawa.
Siete pregati di rivolgervi alla presidente del consiglio studentesco se aveste informazioni. Possiamo andare da lei per qualunque cosa. Ma perché la presidente del consiglio studentesco? Cosa c'entra con il presidente Kobayashi? Il presidente, non lo dirò quel nome. Beh, Nijima-san è la sua pupilla. Forse per questo che le ha chiesto di occuparsene. Di che cosa però? Di informazioni di cosa? Pam pam pam. Oh, un'interrogazione. La società è rimasta scioccata dai crimini commessi dall'artista, da quell'artista famoso. Oh, era un rappresentante del Giappone. Probabilmente si fidavano di lui solo per via del suo nome. Infatti, l'uomo tende a farsi manipolare dai nomi. Tuttavia, molti nomi a questo mondo sono falsi. Come questa creatura che tutti voi conoscete senz'altro bene. Si chiama granchio gigante, ma ha una forma dissimile dagli altri granchi. Star-kun, osserva l'immagine. Ok. Quante zampe ha? Biologicamente parlando, il granchio gigante è vicino al granchio eremita. Cosa lo differenzia da un granchio? Il numero di zampe. Koreda. Niente male. Esatto. Granchio gigante, 8 zampe e il granchio... Che vola artica 10 zampe. I granchi hanno 5 paia di zampe, ma quelle giganti ne hanno solo 4. Anche la direzione delle zampe è diversa. In quello gigante sono rivolte all'indietro. Oh, wow, sul serio? Star sembra un tipo intelligente, non è vero? Yarujanega. Oh, Morgana, ti voglio bene lo stesso, sappilo. Pam pam para pa pam pam. Tra l'altro, la sostanza verde del granchio non è il suo cervello, come molti dicono. Sono il fegato e il suo pancreas. Come vedete, il mondo è pieno di inganni. C'è una roba simile nel frigo delle Blanc, ma di rado puoi trovarci della vera carne di granchio. Ehi, perché non prendiamo del sushi che per il prossimo party? E perché no? Sono libero oggi? Forse no. Grazie a Madarame il nostro nome si è un po' diffuso. Ma se ci annunciassimo come i ladri fantasma, la gente non farebbe né caldo né freddo. Hai proprio ragione. Sono d'accordo. Ma che vantaggio avremo a rivelare la nostra identità? Beh, potrebbero cominciare a mostrare un po' più di rispetto. Capisco perché la pensi in questo modo. Ora le cose vanno così, ma se continuiamo su questa strada, di sicuro tutto cambierà. Dobbiamo dedicarci alla causa. Ogni lode può attendere. Sono d'accordo. E di certo c'è qualcuno che capirebbe. Ah, per ora ci tocca fare i modesti. Eh già, Ryuji, ci tocca proprio essere dei bravi ragazzi per ora. Ah, guarda, siamo presidenti. Presidente, cosa significa questa richiesta? Il preside l'ha fissa senza il mio... Abbiamo già ricevuto alcuni messaggi anonimi. Ho sentito che alcuni studenti sono stati minacciati. Ho paura, fate qualcosa, vi prego. Cosa? Sanno delle cose su di me e vogliono dei soldi. Non posso denunciarli, cosa dovrei fare? Forse si tratta di quei criminali che stanno capitanando a Shibuya. E così ci sono delle vittime anche nella nostra scuola. Cosa facciamo? Non rientra nella responsabilità del consiglio studentesco. Fa paura anche a noi. Ieri il preside ti ha convocata, vero? Ti ha detto nulla di questa storia? Beh, no. Oggi è fuori sede, ma domani glielo chiederò. Vi prego di restare in attesa per il momento. Se lo dici tu. Vabbè. Perdonatemi per la confusione. E non preoccupatevi, me ne occuperò io. Vabbè, come vuoi. Se continuiamo così guadagneremo altri sostenitori. Prima però ci serve un altro bersaglio. Speriamo di trovarne un adatto. Ho delle nuove informazioni. Sembra che un gruppo di topi d'appartamento stia terrorizzando Shibuya. A quanto sento colpiscono solo i ristoranti, scassinando l'entrata dopo l'orario di chiusura. Qualcuno in rete chiedeva se fosse opera dei ladri fantasma. Solo leggere la domanda mi ha fatto incavolare. Non possiamo lasciare che la gente vi confonda con dei semplici ladri da 4 soldi, dico bene? Non esiste proprio, dopo tutto l'impegno. Voi ragazzi siete molto meglio di quei delinquenti. Comunque ho sentito che non lasciano dietro di sé alcuna traccia o indizio. Per ora non ho altre informazioni su di loro, mi dispiace. Scriverò un post sul fansite chiedendo ulteriori dettagli.
Diamine, certo che essere famosi apre la strada a tutta una serie di nuovi problemi, ma in effetti non abbiamo molte informazioni. Dovremmo aspettare che Mishima ci dia una pista più solida. Vabbè, aspettiamo allora. Piani per oggi? Beh, tecnicamente forse ho un po' di tempo libero. Quali sono i tuoi progetti per oggi? Sto facendo shopping a Shibuya, fammi sapere se succede qualcosa. Ok, ti farò sapere. Prima di uscire con Annettina, dobbiamo uno prendere una persona adatta, ma due soprattutto, visto che piove, dobbiamo entrare qui e comprarci l'iperproteico. Grazie e vieni con me.